Ciao ragazzi, ciao amici della biblioteca. È un po' che non ci vediamo, ci siamo incontrati con alcuni di voi qualche anno fa per presentare AFK, un mio romanzo per i ragazzi delle scuole medie. E in attesa di vederci presto, il prossimo anno, chissà, nei prossimi mesi, volevo farvi vedere due libri che sono usciti di recente e a cui ho lavorato lo scorso anno, in questi mesi passati, e che potete trovare in biblioteca e in libreria. Uno è Le disavventure del barone von Trutt. È un romanzo un po' particolare perché presenta delle pagine molto illustrate, dei balloon a fumetti e delle parti più narrative. È molto eccentrico. Come eccentrico è il suo protagonista, un cane bassotto che si chiamerebbe veramente Tiberio, ma che si fa chiamare Barone von Trutt perché pensa di avere origini nobiliari, ma soprattutto la sua più grande passione è la poesia. Da una parte si diverte a modificare le rime dei grandi poeti e a crearne di nuove per punzecchiare ogni momento della giornata dei suoi padroni. Non sono avventure, ma sono disavventure, e queste disavventure si ambientano d'estate, alla vigilia di Ferragosto, quando tutta la famiglia Sigismondi è pronta per partire per le vacanze. E è un libro adatto ai bimbi delle scuole elementari, che potranno divertirsi sotto l'ombrellone o anche in città a ricordare se c'è stato anche nel loro passato un momento di disavventura legato alle vacanze, chissà, magari scrivere un fumetto come abbiamo fatto io e Veronica Truttero, di cui sono i disegni, e Persinnos Editrice, che è la casa editrice che pubblica questo libro. Un altro libro che è uscito a maggio è Yukie e l'orso, della casa editrice Kira Kira. Kira Kira è una casa editrice specializzata in albi illustrati che provengono dal Giappone, quindi un paese molto lontano da noi, con una cultura, storie, leggende, tutte da scoprire. Le illustrazioni di questo libro sono di Maki Hasegawa, sono degli acquerelli molto 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 delicati e al tempo stesso ricchissimi di precisione e particolari per raccontare la storia di Yukie, una bambina che aveva origini Ainu. Gli Ainu erano e sono un popolo che abitava in terra che oggi in Hokkaido, oggi parte del Giappone. E sono stati conquistati, comunque colonizzati dai giapponesi che hanno in parte cercato di modificare quelle che erano le loro tradizioni. Una cultura soltanto orale, quindi legata al racconto attorno al focolare, priva di una lingua scritta. E così Yukie, insieme a sua nonna, ascolta le leggende che legano il dio della montagna a tutti gli animali che popolano il villaggio e le terre attorno alla loro casa. Insieme a Yukie arriva al villaggio anche un piccolo orso. L'orso è un animale sacro per il popolo Ainu, un animale al centro di molti riti, e così Yukie e l'orso crescono insieme. E Yukie però non è una bambina, è una bambina particolare che avrà una grande curiosità per la scrittura. Imparerà la lingua giapponese a scuola, imparerà a scrivere, ma farà di più. A un certo punto della sua vita deciderà di essere lei a trascrivere i canti che sua nonna le raccontava, canti che senza la scrittura sarebbero andati persi se nessuno li avesse più imparati a memoria. E quindi è una vicenda molto particolare che tratta da una storia vera. In fondo al libro potrete trovare tutte le note biografiche con alcune foto originali.
che può appassionare bimbi degli ultimi anni della scuola materna, bimbi delle scuole elementari che stanno proprio voi che state imparando a scrivere e con difficoltà ancora cercate, no, di padroneggiare quella che gli adulti vi dicono essere una magia, la scrittura, il codice del linguaggio. E attraverso la storia di Yukie, secondo me, potrete scoprire dei lati che magari non avevate ancora visto nel vostro copiare e scrivere, provare, riprovare a tracciare le parole sulla carta. Vi mando un grande abbraccio e spero di vedervi presto.